Tanto vi ringrazio. Perché è 4 ore che facciamo congresso, forse qualcuno se ne porta, qualcuno da me magari senza accorgendo. Vi ringrazio per essere venuti fino qui, vi ringrazio perché avete spinto per farlo Genova quando io per primo non volevo farlo. Vi ringrazio perché nonostante il meteo segnasse neve, non so che cosa sono fumati oggi quelli del meteo, ha portato bene. Contro di noi. Certo. Vi ringrazio perché nonostante siamo dopo il fattaccio di aprile-maggio, siamo riusciti a portare questa sala a 70 posti piena. Grazie a tutti i militanti che sono venuti qui per puro piacere di ascoltare e di vedere cosa ha combinato Alberto Brignone fino a questo momento. E adesso partiamo con tagliamo di brutto e proviamo a partire su cosa vogliamo fare da qui in avanti se vorrete dare la fiducia a me. Diciamo che il percorso è già stato avviato, non dobbiamo fare altro che seguire la linea che ci ha tracciato Alberto, che a sua volta ha imparato da Davide, che ha imparato da nessuno. No, continuiamo a fare i nostri volantinaggi, continuiamo a fare le nostre gazzabate, continuiamo a essere presenti sul territorio, continuiamo a dare una mano alle feste della Lega, perché ricordiamo, l'hanno ricordato, ma voglio assolutamente ribadirlo, che se le feste della Lega, Mattia Pellegrino, il responsabile organizzativo, ne può dare conferma, Gioia Padani non solo danno una nuova lanza durante le feste della Lega, ma ci sono prima e dopo, montare e smontare le parti di Padani. Poi mi ha ricordato prima Federico Trucco che se n'è andato, l'ha ricordato Giacomo Perocchio che anche lui è dovuto andare via, ma sulle scuole abbiamo fatto un enorme lavoro in 4 anni in questa parte. Passavo questo periodo da agosto fino a ottobre, adesso che ci sono le lezioni delle studentesche, a sclerare, a stare dietro a ogni singola scuola, ce ne sono 60 in provincia di Cuneo, per vedere se riuscivamo a portare qualche giovane in più che conoscevamo, anche semplice amico dell'amico del fratello Giovanni Padano, per farlo entrare in consulta. Questo ci ha permesso anche non solo di creare una catena, una rete, quindi di portare quel singolo giovane che avevamo contattato così a caso per poter fare la lista, solo per poter presentare la lista, magari questo giovane è entrato e adesso è far parte ed è inseduto è entrato a far parte di Giovanni Padano e sta lavorando e magari è uno dei più attivi. Quindi questo, entrare nelle scuole ci fa capire quanto è importante investire sì sui giovani fuori dalle scuole, ma soprattutto sul vivaio che le scuole comportano. Altro punto, stanotte vi dico, allora ho fatto un sogno, fantastico. Allora, come fai a dire? Hai un sogno, è un segnale. Praticamente cosa c'era? Allora c'era Umberto Bossi, allora io sono un amico, no? Allora vi dico, c'era questa lista, questo campo appena preparato e c'era Umberto Bossi davanti che ha tracciato un solco, poi è arrivato uno che assomigliava vagamente a Davide Cavallotto e adesso io aggiungo, perché sennò la cosa è solo Davide, quindi aggiungo anche Vigna e Molinari che sono il padre fondatore del, insomma Cesare Trinco, del Movimento Giovani Padani Piemontese, che hanno attracciato un solco, Umberto Bossi, e loro da dietro come Movimento Giovanile andavano e lo rappezzavano, lo allargavano un po' di più, lo facevano dritto, gli andavano dietro. E poi è finito lì perché dopo ho cambiato sogno. Ma io adesso lo continuo e dico, poi il provincio di Cuneo passa per Alberto Brignone e Alberto Brignone ha seminato tante piantine di mais. Un balcone! A causa.
spostare i solchi altrove, Alberto Metra ha cominciato a bagnare le sue piantine e sono cresciute. Queste piantine, una è morta, una invece è andata meglio, le altre... Sì, una è morta. In senso buono, in senso buono. In senso buono. Sì. Alcune sono cresciute, le altre... E Metra ha fatto il cerchio attorno. Il centro, possiamo considerarlo come la Lega, ha fatto il cerchio attorno. Queste piantine sono cresciute e hanno fatto da scudo alla Lega Nord. Queste qua, mentre che continuiamo a seminare, mentre che Alberto ha continuato a seminare, altre, perché non ce la faceva più, il campo è diventato troppo grande, allora altre gli hanno dato una mano. Poi adesso Alberto se n'è andato perché uno ha staccato la pannocchia e se ne è portato via, che è Davide, e adesso noi ci tocca cosa fare, qua ci tocca coltivare questo campo. Quindi bisogna, visto che è un cerchio, bisogna continuare a tenerlo tutto unito insieme, perché se lasci morire una pianta si crea un varco e quello e poi dopo gli invasori, gli approfittatori si inseriscono. E questo è quello che volevo dire, però vedere proprio giù del mezzo storico che ho fatto, dopo si vede che devo completarlo io. E questo è quanto. Poi vi lascio con due frasi che mi ero segnato e scaricato. Vabbè, uno di Giovanni Paolo II che dice non fatevi ingannare, vi diranno che non siete abbastanza, siete molti di più di quello che vi vogliono fare credere, non mollate. E questa è una. E l'altra è questa. E l'altra è questa, una scuola che non sa rinnovarsi e ha già perso in partenza. Questa dove lo tirano fuori dal cilindro? Lo tirano fuori facendo l'esperienza che diceva prima il sindaco. Adesso 3 anni che sono in proloquo, un po' adesso dovrò lasciare un po' di meno, mi sono sempre dato da fare in proloquo, e ho sempre avuto come obiettivo quello di darmi il ricambio, perché il giorno che non ci sarebbe stata la squadra che ha iniziato a fare la proloquo a Genova, cosa facciamo? Uno magari se ne va, l'altro va a fare altro, e cosa facciamo? Quindi diamo un ricambio. In 2 anni abbiamo dato un ricambio della Madonna, siamo stati stracontenti di come è andata, perché adesso anche se noi ci togliamo sappiamo che le feste rivengono lo stesso, perché abbiamo istruito in una certa maniera le nostre nuove leve, le nostre new entry. Noi non possiamo che essere soddisfatti, bisogna solo trasportare questo modello qua nell'incarico che mi vorrete affidare, e siamo a posto, perché se ognuno di noi ha poi questo obiettivo in testa di darsi il cambio, vuol dire che sono tutte le basi, tutte le prerogative perché possa continuare a vivere e a lavorare in sinergia con tutta la provincia e il territorio che lo vedrà a lavorare insieme. Io basta, finisco qua.